Quando si parla di Padre Pio, di solito il pensiero va a quel simpatico vecchietto con la barba bianca, la cui effigie è ovunque venerata. Un frate anziano, distante da qualsiasi altro comune mortale, da molti considerato irraggiungibile nella sua straordinaria santità, anche se ricercato da tutti, proprio per le sue parole sante. La storia che vogliamo raccontare, invece, inizia con un giovane ragazzo, frate, di 22 anni, costretto a lasciare il convento e a tornare in famiglia per motivi di salute, qui, a Pietrelcina, il giovane Fra Pio, per molti ancora Francesco Forgione, ne vedrà di tutti i colori. Il male. Per Padre Pio, da Pietrelcina, il maligno, il diavolo, o come spesso lui lo chiamava, questo cosaccio, barba blu, l'impuro apostata con il quale era in guerra. Questi erano i termini che utilizzava nella sua corrispondenza con Padre Agostino, il suo padre spirituale. Il male per Padre Pio era un'identità personale, una persona, dalla natura angelica ma deviata, che interveniva nella sua vita nei momenti più impensati, nei momenti quotidiani, e lo tentava presentandosi in tante forme diverse. Come lo stesso Padre Agostino confermerà, il diavolo le proverà tutte, a volte con immagini aggressive eppure un po' spinte, altre presentandosi con sembianze rassicuranti, camuffandosi ad esempio da frate, pensate da Papa Pio X o addirittura da San Francesco, da Vergine Maria, da crocifisso. Tutto questo può sembrarci strano. La maggior parte di noi non ha queste manifestazioni così esplicite e appunto, se ci fermiamo in superficie, la nostra vita sembra essere immune dal male. In effetti sembrerebbe quasi che il diavolo è rimasto disoccupato. Forse la maggior parte degli uomini si sono resi autonomi anche in questo? Non hanno più bisogno del tentatore esterno per fare del male? Oppure il diavolo stesso si riposa poiché siamo in grado di fare tutti da soli, nel bene e appunto nel male. Padre Pio trovava proprio in San Francesco, in San Michele, nella Vergine e negli angeli custodi i suoi alleati più intimi per affrontare la lotta con il male. Con l'angelo custode in particolare Padre Pio aveva un rapporto particolare, confidenziale, da amico, al punto tale da rimproverarlo quando all'ennesimo attacco l'angelo sembra tardare, distrarsi, non rispondendo alla sua richiesta di aiuto. Così Padre Pio scriverà in una lettera inviata a Padre Agostino il 5 novembre del 1912. Sabato mi sembrò che mi volessero proprio finire. Non sapevo più a quale santo votarmi. Mi rivolgo al mio angelo e dopo d'essersi fatto aspettare per un pezzo, eccolo infine aleggiarmi intorno e con la sua angelica voce cantava inni alla Divina Maestà. Successe una di quelle solite scenate. Lo sgridai aspramente d'essersi fatto così lungamente aspettare, mentre io non avevo mancato di chiamarlo in mio soccorso. Per castigarlo non volevo guardarlo in viso, volevo allontanarmi, volevo sfuggirlo, ma egli, poverino, mi raggiunse quasi piangendo. Mi acciuffò finché, sollevato lo sguardo, lo fissai in volto e lo trovai tutto spiacente. Parlare di queste cose ai giovani oggi non è facile, però dobbiamo provarci. Così anche questo aspetto è stato messo in scena nella commedia musicale Il giovane Padre Pio. In particolare nella canzone che chiude il primo atto, dove assistiamo a questa lotta tra Padre Pio e il male. Un male che si personifica in una presenza maschile che fa tremare fino a far fermare il cuore e in una presenza femminile, voragine, tralusso, adulterio e perdizione.
aspetti questi che assumono volti diversi e ti attaccano. Frappio resiste, lotta e rimprovera l'angelo custode che tarda a venire. Prima di ascoltare la canzone sentiamo Christian, l'attore della compagnia Sul Reale, che ha interpretato il male. Allora, questo è stato un personaggio abbastanza impegnativo per me. Perché? Perché riuscire a dare delle caratteristiche non banali al personaggio del male, perché come tutti sappiamo esiste il bene, esiste il male è che tutto ciò che è negativo, che è cattivo, quindi c'era il rischio di poter cadere nella banalità. Quindi prima di tutto è stato fatto un lavoro sulla vocalità, proprio a livello vocale, un lavoro di postura, di atteggiamento da avere in scena. È stato bello proprio caratterizzare il personaggio, farlo mio. Ed è stata un mettersi in gioco, perché generalmente non interpreto mai ruoli da antagonista, ecco. Invece in questo caso è stato stimolante, è stato bello poter sperimentare, giocare, spaziare, quindi dare un'identità, ecco, delle caratteristiche che poi hanno arricchito lo spettacolo, hanno arricchito il personaggio all'interno dello spettacolo. Altra esperienza molto 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 importante è stata quella di poter mettere in scena la divisione tra il bene e il male anche attraverso la coreografia. Io nasco come coreografo, sono il coreografo della compagnia Surreale, quindi ho avuto la fortuna di poter dirigere il corpo di ballo, quindi ho creato una coreografia che andasse a proprio ad intensificare questo concetto di bene e male. E quindi un gruppo delle ragazze che facevano parte del corpo di ballo era in nero e cercava proprio di esprimere questa cattiveria, questa tentazione, questa voglia proprio di essere tutto l'opposto di quello che poi in realtà è la figura di Padre Pio. E dall'altra parte c'erano le ragazze vestite di bianco che andavano a interpretare un po' il senso di protezione, il fatto che Dio vegliava su Padre Pio, che lo stava proteggendo da quello che era la tentazione, gli attacchi del male di quel momento. E il tutto poi è stato arricchito dal gioco di luci. Diciamo che credo che sia una delle scene più forti dello spettacolo, una di quelle che di maggiore impatto. Quindi sono stato contento sia per quanto riguarda la fortuna di aver interpretato proprio il ruolo del male, ma anche per aver dato il valore aggiunto attraverso la coreografia, attraverso tutto quello che poi era il contesto sul palcoscenico. Che si può vedere ma non puoi spiegare, il male che ti fa tremare e ti prende il cuore. Io sono il male, il male. Io sono il male, il fuoco dentro il desiderio sempre da sfamare, voragine fra
al posto mio. Via, via, via.